4 anni fa, quando abbiamo iniziato Stasera Tutto è Possibile, sembrava un programma troppo folle per poter essere proposto in Rai, Rai 2, che comunque è un pubblico larghissimo, e invece è piaciuto proprio per questo. Per me è importante che un programma possa piacere a un bambino, ai genitori, ai nonni. Fabrizio ci mancherà, abbiamo condiviso tante cose insieme, anche di recente, quindi non viene metabolizzato in realtà, ci pensiamo sempre. Il programma Stasera Tutto è Possibile è un programma, come dire, che ha una sua impronta, nel senso che rimane ovviamente la stanza inclinata, le due stanze inclinate all'interno della serata, e soprattutto il divertimento e l'improvvisazione, quello rimane. Un clima che è sempre più amichevole, perché molti tornano e conoscono perfettamente il programma, parlo di attori, di comici, 3, 4, 5 giochi nuovi che noi andiamo a proporre, che sono però giochi molto semplici, giochi da villaggio, giochi che possono fare i bambini a casa, quindi sembra che il programma sia sempre uguale a se stesso. Poi io dico, se andate a guardare una puntata del primo anno, una puntata del secondo, del terzo e una del quarto, vi accorgerete che il programma in realtà negli anni cambia, e cambia anche molto. Non è un programma di comicità, nel senso che non è un programma dove il comico viene e fa un numero. Il comico viene e non sa che cosa accade, non sa cosa farà. Ecco perché è un programma che nasce ed è fatto con persone che hanno capacità di improvvisazione, che quasi sempre sono attori, comici brillanti o comunque chi ha la capacità di improvvisare. Paolo Antoni, naturalmente, o Casagrande, o Sergio Friscia, Raul Cremona, lo stesso Mago Forest. Poi altri se ne aggiungeranno anche nuovi che non sono mai venuti. Siamo tutti insieme a realizzare, non c'è un presentatore e degli ospiti, c'è un gruppo di amici che poi crea, insomma, il divertimento che fortunatamente passa e che arriva alle case di tutti quanti. Sì, la prima puntata voglio parenti e amici, perché deve essere proprio, io devo guardarmi negli occhi e sapere che cosa loro possono darmi, e loro devono sapere cosa io chiedo a loro. Ovviamente Giovanna, mia moglie, ma quando hai anche un comico come Paolo Antoni o Sergio Friscia, che io conosco da 10 anni e più, non fai l'ospite televisivo, ma vieni e dopo 10 minuti ti dimentichi che c'è una telecamera che ti sta filmando, e in realtà è l'ospitata più divertente. Rai che deve sempre essere in movimento. Sono stato in Francia a vedere Stasera Tutto è Possibile, ma mi capita volentieri di andare molto all'estero, e la TV all'estero viaggia a una velocità pazzesca, fanno molti programmi, si testano molte cose, si provano tante cose, e la Rai in questo non ha niente da invidiare al resto del mondo. 4 anni fa, quando abbiamo iniziato Stasera Tutto è Possibile, sembrava un programma troppo strano, troppo folle per poter essere proposto in Rai, Rai 2, che comunque è un pubblico larghissimo, e invece è piaciuto proprio per questo. Abbiamo condiviso tante cose insieme, anche di recente, quindi non viene metabolizzato in realtà. Ci si pensa spesso e si rimane sempre increduli. L'ho avuto ospite 1000 volte, insomma, purtroppo Fabrizio ci mancherà, e questo non, e ripeto, non viene metabolizzato, quindi ci pensiamo sempre. Il 17 parte I Soliti Ignoti, vero, su Rai 1, dopo il TG ritornano le identità da scoprire, ritorna il parente misterioso, programma che è entrato anche questo nelle case di italiani familiari. Per me è importante che un programma che sia Rai 1 o Rai 2 possa piacere a un bambino, o, dico sempre, ai genitori, ai nonni. Vi aspetto il 17 di settembre, da lunedì 17 settembre, Rai 1, dopo il TG1, con I Soliti Ignoti, quindi preparatevi ai mestieri e al parente misterioso. E poi per il divertimento sfrenato, scatenato e folle c'è Rai 2, Stasera Tutto è Possibile, da martedì 25 settembre per 8 martedì di seguito. Vi aspetto. Baci a tutti da Amadeus.